Allora, anzitutto ringrazio l'Ordine degli Psicologi del Lazio e Mirta Mattina in particolare per avermi coinvolta qui oggi. Io appunto non sono un'addetta ai lavori, sono un genitore, sono una mamma e oggi sono qui in veste anche di consulente alla pari per l'allattamento materno. Sono stata formata dalla ASL Roma B, che oggi abbiamo qui e che avete sentito più volte nominare e parlare anche, e quindi rappresento in buona sostanza l'utente, il cittadino, colui, colei che utilizza i servizi e che alla fine li valuta e li giudica anche. Vi voglio raccontare brevemente la mia esperienza come mamma e come consulente alla pari all'interno sul territorio della ASL Roma B, perché è un territorio estremamente complesso e diversificato, perché i distretti sono tanti, ma il territorio è molto ampio, per cui si estende come una mano partendo da Pietralata e arrivando fino a Lunghezza, quindi in zone ad est di Roma, anche fuori dal Gra. Sono zone con una composizione sociale e culturale molto diversa, molto eterogenea e hanno un reticolato di identità e bisogni estremamente diversificato e vario. E le attività dei consultori familiari attraverso i servizi di prevenzione, promozione, sostegno e cura hanno quindi necessariamente il dovere di confrontarsi con le necessità mutate di un territorio che cambia anche molto velocemente fisionomia. Consideriamo per esempio la zona di Torre Nova, non so voi se la conoscete, comunque è un'area ad est di Roma scarsamente qualificata dal punto di vista architettonico e mal organizzata da quello funzionale, per cui è caratterizzata da un'alta densità di famiglie straniere e da un'identità territoriale in gran parte disgregata, per cui come molte periferie è nata come sorta come quartiere monofunzionale, i famosi quartieri dormitorio, per cui al cui interno però si sta sperimentando una trasformazione grazie all'insediamento di nuove generazioni di migranti che stanno ricostituendo il tessuto sociale effettivamente. È una zona, quella di Torrenova, definita da molteplici criticità sovrapposte, tra cui il degrado urbanistico appunto rappresentato da una carenza di servizi socioassistenziali, soprattutto in relazione all'estensione geografica di quell'area. C'è una scarsa diffusione di servizi commerciali, educativi, culturali e del tempo libero, un degrado sociale definito dalla massiccia presenza di soggetti esclusi dal processo di produzione, per cui disoccupati, inoccupati, cassaintegrati, che poi spesso sfociano nel lavoro nero. C'è un'elevata dispersione scolastica, criminalità diffusa e di conseguenza anche l'aumento di soggetti molto vulnerabili come i nuclei familiari a basso reddito. In aree così complesse, peraltro, l'accentuata presenza di famiglie straniere rende imprescindibile la presenza di certe figure all'interno del consultorio, come per esempio il mediatore linguistico-culturale di cui si parlava questa mattina. Sempre a Torrenova, all'interno del consultorio familiare, il numero di giovani donne senza lavoro e di minori in gravidanza rende indispensabile incrementare la disponibilità oraria giornaliera dello psicologo e sicuramente anche più consistente l'intervento dell'assistente sociale. La cattiva notizia è che il consultorio di Torrenova ha chiuso. Quindi tutte queste proposte che vi ho appena fatto non troveranno alcun riscontro perché sul territorio quel consultorio non c'è più. Secondo me, mai come oggi, quindi, è opportuno ed è necessario affermare, è doveroso anche per me affermare con determinazione la necessità cruciale di proteggere i consultori familiari affinché i servizi per i cittadini restino, siano garantiti, ma soprattutto restino pubblici, gratuiti e laici. Questa è una cosa che dico sempre ogni volta che mi trovo da questa parte della barricata, io normalmente sono dall'altra e quindi è importante che vi arrivi, a voi invece siete addetti ai lavori, il messaggio, perché questi servizi una volta chiusi è difficile che tornino e quindi quello che abbiamo conquistato va mantenuto, protetto e bisogna lottare per farlo, quindi voi fate la vostra parte, noi facciamo la nostra. Noi come mamme, noi come genitori, come utenti veniamo nel consultorio familiare e scegliamo il servizio pubblico perché ci fidiamo. Era proprio quello che dicevamo, no? Quello che la ASL dice,
quello che ci torna, quello che vi torna da noi utenti è la fiducia, perché nel momento in cui io mi trovo bene, mi sento ascoltata, mi sento sostenuta nelle mie scelte, mi sento informata, e posso tornare, posso stare e la mia fiducia è stata corrisposta. Vi voglio raccontare però, dopo questa storia del consultorio di Torre Nova chiuso, anche una storia di successo, che è quella che abbiamo già ascoltato della ASL Roma B. Nella ASL Roma B è stato un percorso, quello di valutazione come comunità amica dei bambini, un percorso molto lungo, durato anni, con un gruppo multidisciplinare del quale io faccio parte, perché la ASL Roma B mi ha deliberata referente del settimo passo UNICEF all'interno dell'iniziativa per il sostegno e la promozione dell'allattamento materno per la comunità dei bambini, e la visione, proprio grazie alla visione aziendale che riconosce il consultorio come servizio pubblico e gratuito a partecipazione sociale, proprio grazie a questa visione l'ASL ha deliberato che io fossi quindi un cittadino, non un dipendente ASL, referente di un settimo passo all'interno di questa iniziativa. Il mio lavoro e quindi il mio contributo nel gruppo multidisciplinare è stato quello di aiutare e collaborare affinché fossero formate delle reti funzionali create dal basso in qualche modo per contribuire effettivamente al riconoscimento della comunità, che significa che in particolare le consulenti alla pari formate dalle ostetriche consultoriali come me, consulenti alla pari come me formate dalle ostetriche che sono sempre in prima linea e che ringrazio, le ostetriche consultoriali specialiste in allattamento materno, i gruppi di autoaiuto, i baby pit stop per l'allattamento sparsi capillarmente sul territorio e sostenuti sia dalle istituzioni pubbliche che dalle organizzazioni private, perché poi ricordiamo che i baby pit stop sono spesso anche dei pub, come ci ha mostrato Patrizia Proietti, possono essere dei bar, possono essere dei locali privati, dei negozi anche. Insomma, tutte queste cose hanno reso possibile la cooperazione tra la comunità locale e i gruppi di sostegno, collaborando alla chiusura del cerchio di ogni singolo anello della catena calda per l'allattamento. Come si fa a comprendere i bisogni e ad adeguare i servizi? Nell'ottica di una costante e purtroppo imperativa spending review, le persone si aspettano che vengano ridotti gli sprechi, migliorato il bilancio, ma garantiti i servizi. Non è pensabile una riduzione dei costi e un peggioramento dell'offerta. Io credo che la chiave di volta per poter procedere al cambiamento sia proprio lo studio del territorio e la comprensione degli utenti. Quello che avete detto più volte giustamente in questa giornata, e cioè mettere la persona al centro del servizio per riuscire ad individuare le esigenze di ogni singolo e definire delle proposte di valore per i cittadini. Per farlo io credo che sia necessario progettare e gestire i differenti canali di relazione tra enti ed utenti, mettendo al centro la persona appunto e modulando anche il servizio offerto mediante un'analisi, una comprensione della visione e della percezione dell'utente sul servizio stesso. In particolare va tenuto conto che ci sono dei momenti della verità nei quali l'interazione tra l'istituzione e la persona diviene cruciale, e proprio in base al risultato di questa interazione che l'utente decide se continuare o meno o interrompere la relazione. Voglio farvi un esempio, e per farvi l'esempio torno un attimo a Torre Nova. Se una donna straniera in gravidanza sceglie di seguire il corso di accompagnamento alla nascita nel consultorio familiare di Torre Nova, ma non può comprendere adeguatamente le indicazioni e le informazioni offerte dall'ostetrica che sta svolgendo il corso, in mancanza di un mediatore linguistico-culturale, la relazione tra quell'utente, cioè quel profilo d'utente, quella donna migrante, e l'ente, in questo caso il consultorio, si interromperà immediatamente. Il servizio può essere il migliore, ma se non sarà affiancato, e l'ostetrica può essere la più competente e la più empatica, ma se non verrà affiancata in quel caso da una persona, da un professionista e da una figura specifica, ecco qui dove è la multidisciplinarità o l'interdisciplinarità di cui parlava prima Mariella Marcelli.
A quel punto si interromperà comunque la relazione. Un altro esempio: una giovane donna proveniente da un nucleo, da una famiglia a basso reddito, decide di portare avanti la gravidanza. Se, con tutte le evidenti difficoltà del caso, se non trova un adeguato sostegno psicologico e la garanzia di un intervento a supporto della sua scelta anche dopo il parto, come ad esempio attraverso la connessione ad una rete di mamme che le offra un contesto in cui inserirsi, fare amicizia, ma anche costruire la propria identità sociale di madre, la relazione di questa donna con l'ente, con l'istituzione, si interromperà nel più breve tempo possibile, molto probabilmente subito dopo il parto. Ecco perché va messa la persona al centro del percorso, e la comprensione del territorio e degli utenti permette di adeguare l'offerta ai servizi e alle esigenze specifiche, razionalizzando le spese e migliorando le prestazioni anche degli operatori. Questo significa che si pone al centro del percorso nascita la persona nella sua interezza, tenendo in considerazione anche il vissuto personale ed il contesto sociale, culturale ed economico in cui l'evento creativo, qual è la nascita di un bambino, si va a compiere. Quindi io credo che sia importante una mappatura e un rimodellamento dell'offerta dei servizi, ci vuole un'elasticità, la capacità di comprendere ed essere elastici, allo scopo di individuare una migliore linea di intervento sul territorio, non solo per quello che concerne gli aspetti operativi, ma anche per tutti gli aspetti affettivi ed emozionali, che vanno poi ovviamente declinati su diversi canali di interazione tra utente ed organizzazione. Perché poi la relazione tra i due attori è costituita da quattro elementi fondamentali: aspettative e percezione da parte dell'utente e proposte e realizzazione delle stesse da parte dell'organizzazione. Se tutti questi quattro elementi se ognuno di questi quattro elementi non viene soddisfatto, non si è individuata la persona come fulcro centrale, e quindi la propria comunicazione e tutti quelli che sono i servizi saranno sicuramente inficiati. Quindi va rispettata e valorizzata la persona nei suoi specifici bisogni in ogni passaggio del percorso. E quindi quello che voglio dirvi è che secondo me è necessario oggi che le istituzioni si rendano consapevoli che un diverso punto di vista di osservazione, non più autoreferenziale e impositivo, va adottato, ma serve un punto di osservazione che parta da e con i cittadini, affinché questa diventi la chiave per migliorare davvero i servizi e ridurre gli sprechi. Grazie.